Allora, veramente un risultato che non dà la possibilità di replica. Un 5-0 netto, lo United di Pomezia si presenta così nella categoria di Serie C2, ma si presenta con delle prestazioni veramente superlative. Abbiamo qui accanto Guercio chiamato dal primo minuto a difendere la porta della tua squadra e hai risposto sempre presente in ogni circostanza. Allora sì, buonasera. Allora io faccio i complimenti, io a tutti i ragazzi perché giustamente 5-0 abbiamo più attaccato che difeso, io sono stato chiamato in causa, è il mio ruolo il mister ha messo in campo per questo quindi ho risposto presente alla convocazione del mister Sicuramente comunque quando c'era da, da respingere qualsiasi palla piuttosto che finirla alle spalle, ci penso io state tranquilli perché più volte l'hai fatto cena ai tuoi compagni Eh sì, questo ci alleniamo duramente tutta la settimana io do il mio meglio sempre a ogni partita e i risultati si sono visti oggi. Bene, da, un, da Guercio invece ci trasferiamo al mister Alessio Caporaletti. Si rinizia una nuova stagione. L'anno scorso, un inizio veramente esaltante, la prima giornata di campionato: si era nel campionato provinciale, iniziò in maniera scoppiettante, quest'oggi è lo stesso, senza subire reti. Le prestazioni come dicevo anche con Guercio veramente da sottolineare. Non possiamo ricordare quella di Simone Moncata, quattro gol, si è portato praticamente il pallone a casa senza che chiedere autorizzazione a nessuno. Comunque Capitano De Simone veramente delle scelte oculate fatte durante l'estate. Sì, buonasera a tutti e bentrovati. Eh, sicuramente il primo applauso va fatto alla società. La società che ha dovuto cambiare tanto, a parte il cambio del nome, della denominazione era una volontà del Presidente De Stefano, ma a parte questo eh, ha fatto veramente bene bene in sede di mercato e trattenendo chi eh, questa maglia e questo progetto ci ha sempre creduto e andando a prendere sul mercato quei tasselli che ci mancavano e che ci servivano per definire la rosa. Ecco una rosa ehm, vorrei aggiungere, anche sottolineare che ha cambiato tanto. Eh, quest'estate ma è cresciuta molto te tecnicamente e tatticamente non per niente una delle grandi novità è proprio il quartier generale delle partite ufficiali che è il Palainea Sì, siamo riusciti, ecco il Presidente è riuscito a Uh, insieme al lavoro fantastico di Petteruti noi abbiamo una squadra alle spalle siamo tanti giocatori siamo credo 22 o 24 forse quasi molto eh. più dietro lo staff no, abbiamo tantissimi anche dietro tutti i ragazzi Mantegazza, Gorga eh, Petteruti, Attenni, De Stefano cioè veramente abbiamo alle spalle Ferraro che è fondamentale perché non il si è lasciato non è niente tutto. al caso no la società non ha lasciato nulla al caso sta a noi adesso cercare di dare il massimo io col mio staff con Gianni Contardi con Magico, con Mantecazza con i preparatori dei portieri sale a Maduccia, avete visto oggi le qualità di Marco sono conosciute indiscutibili, ma abbiamo quattro portieri, uno più bravo dell'altro, Bragalloni sta rientrando a un infortunio, stessa cosa per De Plano, Riccardo oggi ha esordito e sono contentissimo. La squadra, ripeto, la squadra Moncata bravissimo ma la squadra ha lavorato anche per Moncada, perché poi Moncada è il finalizzatore di una manovra, abbiamo ragazzi fuori che sono secondo me bravissimi, avranno tutto il tempo di dimostrarlo, da Cimini a Lopresti e a tanti altri. Piano piano abbiamo fuori reale, Pula, insomma, piano piano riusciremo a far giocare tutti. La profondità della rosa a me è sempre piaciuta, tu lo sai. Allora, mister, ormai voi siete un mese che siete in campo, perché tra le partite di coppa e la prima di campionato all'incirca siamo poco più di 20 giorni. Qualche indicazione ormai ti, ti sia stata data, tutti preferiscono dire aspettiamo ancora un mese perché è troppo precipitoso dare delle indicazioni. Ma le indicazioni io più che altro chiederti da quelli che tu più conoscevi, questi giovani under che, con cui ricordiamo soprattutto c'è l'obbligo di metterli in campo. Sì, noi abbiamo, guarda, inizialmente volevamo anche cercare di mettere su un under 21, under 19, non ci siamo riusciti, quindi abbiamo preferito tenere con noi tutti gli under che avevamo portato grazie al lavoro insomma, del team manager di Mantegazza e ce ne sono, ripeto, tantissimi e tantissimi sono bravi, oggi avete visto Giardina, Pulvirenti e De Santis, Vabbè, De Santis è conosciuto, è un ragazzo fantastico, è un giocatore ottimo, e Pulvirenti per me è una scoperta, l'abbiamo visto quest'anno agli stage e poi eccolo qua, insomma, ragazzo... Veramente un grandi, può diventare un grandissimo prospetto. Giardina anche, un prospetto a me piace tantissimo, ma fuori ce ne abbiamo tanti, tanti, ecco, tanti, tanti. Ricordiamo un particolare perché lui ci osserva un po' dall'esterno, ma è uno che è sempre stato eh, non proprio chiamiamolo anche così un angelo custode, Riccardo Mantegazza, che con te collabora, lavora, collabora anche con te, lo stesso fai tu con lui, proprio per la scoperta di questi giovani. A voi è sempre stato l'occhio, il fiore all'occhiello di qualunque siete voi siete stati. Sì, nelle società precedenti con cui abbiamo avuto l'onore di collaborare abbiamo lavorato molto nel settore giovanile, io e Riccardo ci conosciamo da vent'anni, abbiamo fatto il corso WIFAB insieme e abbiamo sempre lavorato sui giovani. Eh, da qualche anno abbiamo un po', giustamente facendo la Serie D, il giovane è giusto che faccia altre categorie. Adesso con la C2 e con la società, come si è strutturata, ripeto, con De Stefano e i due vicepresidenti Attenni e Petteruti, abbiamo strutturato la società per far crescere anche questi giovani e quindi per andare avanti. Allora, chiudiamo. È veramente emozionante vedere, non in questo contesto, magari qualche categoria superiore, ricordare insieme proprio con lo stesso Riccardo o con altri collaboratori della tua società. Una volta era un mio cucciolo e questa l'abbiamo cresciuto insieme. Sì, ce ne abbiamo tanti di Cuccioli che adesso giocano in giro, speriamo di continuare. Facciamo questo lavoro con Riccardo con passione, lo amiamo. Gianni Contardi sta con me da 17 anni, Capone, Sala, Maducino, abbiamo uno staff che comunque ha collaborato nel corso degli anni, ci siamo ritrovati quest'anno tutti insieme. Ripeto, speriamo di... verranno momenti peggiori, oggi è stata una bella partita, il ritorno di Coppa è stato bello, verranno momenti peggiori, dovremo dimostrare di essere gruppo anche lì. Oggi è facile perché abbiamo vinto 5-0, onore ai nostri avversari che ci hanno fatto veramente sudare le proverbiali sette camicie, una squadra veramente buona. Continueremo a fare il nostro, piano piano e senza, senza grilli per la testa. Allora, pesante sconfitta per il Flora che dà seguito a quelle di Coppa, ma anche se è un capitolo a parte, una nuova stagione ripartita, una sconfitta pesante. Restano però delle prove anche degli, degli individuali e soprattutto le buone prove quelle dei giovani. Eh, assolutamente sì. Allora, sapevamo delle difficoltà già all'inizio del campionato, proprio per quello l'inserimento del 60% è una squadra completamente nuova. Quindi... Eh, abbiamo avuto dei problemi di innesto, oggi ne rientravano circa due, Ci abbiamo anche il Matteo Piovesan ancora all'esterno, quindi facciamo fatica proprio a arrivare negli ultimi dieci metri per fare gol. Eh, non è un bel segno, non mi piace, tre partite 15 gol fatti, 0 subiti, quindi abbiamo proprio una difficoltà proprio nel, nel, nel ragionare sul tipo di partita. Ecco, Mister, a proposito di questo aspetto, c'è molto da lavorare proprio soprattutto sulla fase difensiva, perché in questo sport lo sappiamo tutti, più volte l'hai rimarcato, se prima non siamo in grado di, di saper difendere non sappiamo farlo successivamente quell'altro, però in fase di impostazione Duva e Di Mario sembravano troppo scollegati con il resto delle parti. Allora, sì, mh, praticamente la, 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 la percezione della partita è quello che mi dicevi tu: è la sacrosanta verità, cioè Di Mario Calcola, che è rientrato eh, nel gruppo praticamente giovedì. Un ragazzo che, mh, di ottime qualità. Chiaramente oggi, io credo che il contesto proprio generale è stata una, una squadra completamente scollegata: un approccio sbagliato. Una, un, io direi più che approccio sbagliato, credo che noi abbiamo tante paure, è squadra completamente nuova, quindi con molti giovani, c'è proprio un problema proprio di impostazione, sulla fase difensiva siamo molto lenti, partiamo sempre quel metro eh, di ritardo, questo sport ci insegna che comunque... Si fa soprattutto con la testa, prima no, con la testa e poi, poi si. Anche perché poi se c'erano le occasioni che ci sono state ci sono di capovolgere l'azione, si andava però improvvisamente come se si qualcuno spegne. si, in, si spegnesse la luce. Assolutamente sì, assolutamente. nel momento in cui loro vanno sul 1 0 la differenza è che vedi, prendi un, un grande calciatore che che è quello di Moncata, no? Moncata mh, sul secondo tempo credo che sia stato quello il momento dove le gambe hanno tremato, fa il 2-0, ma loro non devono permettersi perché la partita dura 60 minuti e anche a livello psicologico devono re reggere assolutamente. Noi dobbiamo lavorare tanto, lo sapevamo, le difficoltà erano tanto. Veniamo in, uno, in un palazzetto, innanzitutto faccio i loro complimenti perché mh, raramente succede. e Sono tanti anni che sto in questo mondo che a noi ci, ha, ci, ha, mh, ci hanno dato praticamente il benvenuto all'esterno. Quindi veramente, Francesco, vabbè, ci conosciamo tantissimi anni, è una persona di una serie d'estrema. Quindi, quindi era il clima molto amichevole. e Noi manca la Cazzimma, cosiddetta Cazzimma. Se non abbiamo la Cazzimma, non possiamo fare il primo metro. Mister, per chiudere rapidamente questo tuo aspetto, questa parolina che ti piace tanto sottolinearla, potrebbe essere apportata soprattutto dal reintero, reintero perché lui purtroppo ancora non è in perfette condizioni fisiche, proprio di Mameli. Marco ha avuto un problema di coppa nel riscaldamento, chiaramente è un, è un elemento fondamentale come è poi è la vecchia guardia, l'ho portato anche per un discorso anche di peso nel gruppo, lui è uno di quelli che in queste partite dà il 110%. È e soprattutto per i giovani dà la grande spinta a quella che poi serve effettivamente per andare a guadagnare poi tre punti, perché questo sport non ti regala niente. O li vai a prendere o prendi fai come oggi, prendi cinque gol, poi possiamo parlare che sull'1-0 loro, abbiamo avuto tre occasioni, fino la partita 5-0 e, e i problemi sono, sono molti, ci sta, fase difensiva, è solo che noi facciamo fatica proprio anche nel, nell'impostazione. Lavoreremo come sempre, nella massima tranquillità, dobbiamo metterci, come ho sempre detto, un massimo impegno per tutti, quindi, tutti avranno il loro, il loro momento per l'inserimento e continuiamo a far crescere questa rosa completamente nuova.